Veramente grazie. Anch'io sono onorato di essere qui. Veramente sono onorato, ve lo dico con sincerità. Conosco Gianfranco, l'ho conosciuto in questi anni, e cioè gli anni della divisione, ricostruzione, diciamo pure gli anni della solitudine socialista. Certo conoscevo lui, la sua famiglia, ma è la prima volta che parlo in una iniziativa pubblica a Frosinone, in provincia di Frosinone, in questo caso a Cassino, e non voglio mentire se dico che sono francamente onorato, perché vedete, se ci fossero in Italia, non dico tanti, 10 come Schietro, ma il Partito Socialista sicuramente avrebbe un risultato politico elettorale molto più forte. Molto più forte di quanto oggi non possiamo vantare e denunciare. E la candidatura di Gianfranco, che non è una candidatura personale, è una candidatura che rappresenta tutti voi, insieme di ciò che avete saputo difendere in questi anni. Lo voglio dire con il titolo di un bel film. E non è stata una candidatura arrivata per grazia ricevuta. Non è stata una concessione che viene fatta ai socialisti della coalizione. E come se ci hanno provato a evitare di candidare Schietro, ma non capendo, non riflettendo che se c'è stato anche nelle recenti elezioni politiche uno dei difetti più grandi e più gravi del Partito Democratico è stata la pretesa della propria autosufficienza. Che non esiste per nessuno l'autosufficienza. A maggior ragione non esiste nel sistema politico italiano. E quindi dicevo, per quanto riguarda il vostro approccio, l'approccio di Schietro, ma questo approccio pragmatico, non senza ideali, perché il pragmatismo da sé solo non è sufficiente, la politica del fare rischia di essere una politica cieca se non poggia su dei valori, ideali, dei principi che abbiano un forte radicamento. Guardate, uno sguardo sul mondo e su un problema non è uguale. Si dice sì, ma ormai la destra e la sinistra fanno la stessa cosa. No. A guardare proprio bene non è esattamente la stessa cosa. Non è soltanto dal punto di vista teorico, non lo è neanche dal punto di vista pratico. A destra e a sinistra non sono uguali, certamente la sinistra oggi, così com'è, non può competere con la destra. Non può competere perché non risolve il suo problema di fondo, l'ho detto all'inizio, che riguarda la capacità di sviluppare un'idea politica di coalizione che non sia soltanto quella a trazione egemonica del partito unico, in cui si esauriscono tutte le contraddizioni del campo del centro-sinistra. È un partito che si definisce riformista e che però espunge dalla sua tradizione politica attuale il grande, unico filone politico che risponde alla sorgente riformista in Italia, che è quello socialista. Come si può pensare di organizzare un centro-sinistra nel nostro paese tenendo fuori questa tradizione? Soltanto uno in malafede o un ignorante può pensare che i socialisti abbiano perso la propria capacità di sviluppare nel futuro una proposta politica convincente. E quindi io ritengo che questo passaggio politico, questa vittoria politica possa veramente essere utile ai fini di una ricostruzione
a un salvataggio e di una ricostruzione dell'area politica a cui noi apparteniamo. Il voto nelle amministrative rappresenterà, l'ho detto prima, la nostra, non ancora di salvezza, la nostra presenza. Il lavoro e il contributo politico che potrà dare un'area socialista rinnovata, riqualificata, che si riorganizza attraverso anche la capacità di risolvere i problemi dei cittadini, questo incoraggerà nel futuro i nostri sforzi di questi mesi per scongiurare la scomparsa del Partito Socialista. Penso che, come avete detto, come continuate a dirlo voi, insomma, voi avete le carte in regola per vincere, però io penso che questo vostro risultato contribuirà a un'altra cosa importante, ad un obiettivo ravvicinato che abbiamo, che è quello delle elezioni nella regione Lazio, in cui io vedo certamente la possibilità di ritornare con un peso politico più robusto all'interno della regione, ma soprattutto di essere nuovamente protagonisti di questa regione. E avere il presidente della provincia di Frosinone socialista è già una garanzia di essere nuovamente protagonisti della vita politica di questa regione. Ricostruiremo una forza socialista e per fare questo c'è bisogno di passare da una battaglia all'altra, da un territorio all'altro. Ecco, io penso che la conquista di Frosinone sarà parte della riconquista politica dei socialisti del nostro paese. Perché scegliere i socialisti per questa competizione elettorale? Beh, intanto per sostenere Schietro, ma che come è noto è un socialista democratico da diversi lustri, lui e la sua famiglia. Io penso che in queste competizioni elettorali amministrative locali quello che conta è l'affidabilità, l'esperienza delle persone, non solo la capacità di avere una visione delle cose, e Schietro ma ce le ha, ma anche di avere alle spalle una formazione politica con un grado di esperienza e di tradizione. In provincia di Frosinone noi abbiamo difeso questa nostra forte tradizione, anzi rappresenta una delle province più socialiste d'Italia, se così posso dire, cioè dove i socialisti hanno un risultato assai diverso rispetto a quello che gli viene riservato in altre parti del paese, e quindi è un buon esempio.